Prima di partire con i lavori, chiamo l'assessore Martina Toffolo a darci un saluto da parte dell'amministrazione comunale. Grazie, buongiorno a tutti. A nome del sindaco porto i saluti dell'amministrazione comunale, che vede sempre in questi momenti culturali di incontro e di confronto su quelli che sono i principi e le basi della nostra storia e la storia della nostra comunità. Momenti importanti di crescita, in quanto è proprio nell'indagine storica e nel ripercorrere le nostre orme troviamo quei valori che poi definiscono il concetto di identità e di comunità alla quale tutti apparteniamo. Oggi in quello che vedremo presentato troveremo nomi e riconosceremo nomi che ci accompagnano fino ad oggi e che quindi trasversalmente vedono la nostra crescita. Il Rinascimento poi è un periodo di particolare interesse e legato alla ricchezza, alla ripresa, forse un po' strumentale, che negli anni si è fatta coincidere con un'idea di Medioevo come periodo buio e di involuzione quasi. Concetti che fortunatamente una nuova metodologia vede superati e che invece legge con un'altra continuità. Prima di lasciarvi e lasciare i nostri interlocutori alla presentazione delle loro esposizioni, leggervi alcune righe, pochissime righe, tratte da un libro che è uno dei caposaldi della storia dell'architettura del Rinascimento, scritto da uno dei massimi storici della cultura, sempre della storia dell'architettura del Rinascimento, cioè Manfredo Tamburi, che è stato uno appunto dei capisaldi, e che fortunatamente ho avuto la fortuna di incontrare lungamente nei percorsi scolastici. Nel suo libro Venezia e il Rinascimento, nell'introduzione, si pone quella che è la domanda però alla base che qualsiasi storico dovrebbe porsi, ovvero cosa è il Rinascimento? E quindi, dando una giustificazione, cercando un motivo al titolo del suo libro Venezia e il Rinascimento, dopo aver espresso la difficoltà della definizione del concetto di Venezia, passa al concetto di Rinascimento. E quindi dice, anche qui, quale Rinascimento? Quello concepito in termini macrosociologici, da Dorre, da Andal, ormai più che datato, o quello di Lopez, che vede sfasature fra la recessione economica dei secoli XIV e XV e la cultura, tentando una lettura dialettica di tale fenomeni. Si tratterà di un lungo rinascimentale, come voleva Cantimori, o di un flesso della storia europea da leggere in se stesso? E come conciliare la storia alta con quella materiale, gli afflati mistici del pensiero evangelico con la rinascita della matematica greca, la nuova epistemia con l'alchimia cabalistica della parola, le onde lunghe delle istituzioni con i tempi brevi delle innovazioni? Bene abbastanza per abbandonare l'universo costruito da Burckhardt alle nostre spalle e dedicarci al particolare. Oggi noi, anzi i nostri relatori, ci accompagnano in uno squisito particolare. Uno squisito particolare, cioè una storia locale, che naturalmente deve essere letta trasversalmente, dove la storia dell'immagine, dell'architettura, della pittura, della scultura, delle arti figurative e della musica che ci accompagnerà per il percorso che oggi faremo, non può dissociarsi da quella che è la storia politica, sociale ed economica della nostra città. Quindi vi auguro a nome dell'amministrazione un bel percorso. Passo la parola a relatori naturalmente molto più preparati e dotti di me e vi ringrazio dell'attenzione.